Ed eccoci tornati in diretta. Allora, io non voglio rubare tempo ai nostri ospiti perché questo è il main event della nostra Trading Week. Naturalmente la modalità è sempre la stessa, quindi i nostri ospiti che intervengono per leggere i mercati, i vostri messaggi che potete mandare sui nostri canali, però insomma abbiamo concentrato più interventi in un unico spazio proprio per dare la possibilità di creare anche una sorta di confronto, come sempre facciamo nel nostro evento portante, per far sì anche che si possano ascoltare più voci. E allora io saluto subito Gabriele Bellè. Il prossimo, ecco qua il trio, li vediamo tutti quanti. Buongiorno. Che meravigliosa questa inquadratura della nostra regia. Allora, Gabriele Bellelli, ciao Gabriele. Ciao, buongiorno a tutti. Carlo Alberto De Casa, ciao Carlo Alberto, bentornato. Grazie, buon pomeriggio e buon trading a tutti. Pietro Arricciati, ciao Pietro. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Allora, intanto noi partiamo subito dalle solite riflessioni. Intanto il mercato oggi ci sta dando dei segnali abbastanza negativi. Mercato, intendo dire sia europeo che americano. Intanto stiamo vedendo il nostro indice che insomma piomba giù. Guardate dal grafico daily, ora su questa piattaforma TradingView cede oltre il 4%. Insomma, mercati che hanno veramente paura oggi delle ripercussioni sicuramente ancora del coronavirus, ma anche per i dati macroeconomici che sono stati pubblicati e soprattutto quello del PIL americano, peraltro dopo le parole di ieri di Jerome Powell che ha parlato insomma di previsioni assolutamente catastrofiche per il PIL americano. Allora, il CAC di Parigi cede il 3,05%, il DAX di Francoforte il 4%, guardate mercati, lo dicevamo nella prima parte del nostro main event, terribili. IBEX lascia sul portare il 3,84%, e se diamo uno sguardo anche agli indici americani, il Dow Jones sono in rosso anche questi, cede l'1,7%. 73, abbiamo l'S&P 500 che lascia sul terreno l'1,41 e possiamo andare a vedere anche il Nasdaq che mi fa sempre gli scherzetti, l'indice tecnologico, perché si sposta sì, giuro, si sposta sempre a suo piacimento sulla mia piattaforma, ma io eccolo qui, vinco, e allora cede lo 0,98% in questo momento, sempre sopra 10.000 punti, 10.559. Allora, partirei da Carlo Alberto De Casa, se siete d'accordo. Carlo Alberto, una view dei mercati, insomma, quali sono i principali indicatori che stiamo monitorando, per stiamo, intendo dire, investitori, mercati, insomma, in queste ore? Beh, Manuela, guarda, direi che siamo reduci da un'annata che possiamo dividere in varie fasi, proprio per farlo in maniera particolarmente semplice. E un avvio di anno, e parlo delle prime 6-7 settimane fino ai record intorno al 20 febbraio, ancora nettamente positivo. Il panico, la paura da metà febbraio a metà marzo, abbiamo visto una ventina di sedute il FTSE MIB italiano perde il 40% del suo valore, da oltre 25.000 punti fino a 14.000. Dopodiché un ampio recupero, soprattutto per l'America, ma anche l'Italia, da 14.000 erotti arrivata sopra quota 20.000, quindi parliamo comunque di un 30% per l'Italia, mentre l'S&P da 2.100 è arrivato a 3.200, cioè parliamo di un 50% addirittura per gli Stati Uniti. Quindi un movimento importante di rialzo. Via via, man mano che questo rialzo proseguiva, cresceva il numero di analisti, di operatori che si chiedeva quanto fosse giustificato e quanto fosse realmente collegato con l'economia reale, con quello che stiamo vedendo, cioè con un'economia in qualche maniera in sofferenza, e d'altro lato invece le borse che festeggiavano, non si sa bene cosa, oppure forse sì, lo sappiamo, festeggiavano gli aiuti da parte gli stimoli da parte delle banche centrali. I nodi vengono in qualche maniera al pettine, non è che voglio essere catastrofista, però di fatto stiamo vedendo già i record dell'oro degli ultimi giorni non erano un segnale particolarmente allettante. No. Certo, da appassionato dell'oro, posso essere contento di vedere il future che tocca i 2000, ma se guardiamo, lo colleghiamo per quello che sta capitando sull'economia reale, non è proprio un segnale di grande forza. In tutto ciò abbiamo le borse che hanno recuperato parecchio, e invece in questa fase vediamo un segnale di debolezza, quantomeno di possibile storno. La domanda a questo punto è: c'è spazio per un'altra discesa, oppure siamo vicini a delle zone che potrebbero essere già dei nuovi segnali di acquisto? Per come vedo Ecco, impostato il guarda, ti mercato, credo aggiungo, comunque. guarda Carlo Alberto, hai anticipato, anzi, hai seguito a ruota una domanda di un amico, te la faccio subito così stavi già rispondendo e rispondiamo anche a lui. Paolo dice, ma adesso siamo nella vera discesa degli indici sia americani che europei? Ecco, è un po' quello che stavi spiegando tu. Allora, io personalmente non vedo
Non posso essere annoverato fra i catastrofisti perché non vedo nuovamente gli indici arrivare, o almeno non in maniera drastica, e non vedo un altro crollo come quello di febbraio. Al tempo stesso, questa salita così violenta, perché di fatto è stata una salita particolarmente importante e molto veloce, con dei mesi in cui la pandemia proseguiva, abbiamo avuto aprile e maggio che sono stati alcuni dei migliori mesi degli ultimi anni. Ecco, in questo scenario un po' di correzione potrebbe anche essere salutare. Si tratta di vedere quanto questa correzione sarà decisa. Quindi io credo che la vera e propria correzione, il crollo l'abbiamo visto a febbraio, qua stiamo vedendo febbraio-marzo, qua stiamo vedendo qualcosa di diverso che è una correzione che può anche essere salutare per i mercati. Chiaramente bisogna vedere quelle che saranno le proporzioni assunte dalla correzione, perché poi abbiamo Eni che quest'oggi perdeva 6-7 punti percentuali, schiacciata al ribasso dalle news sul bilancio, quindi del primo semestre, l'aspettativa per il taglio di, o meglio, le news relative al taglio del dividendo, 7,83 vedo in questo istante. Sai, l'avevamo un paio di giorni fa, 8,5, l'avevamo una quindicina di giorni fa, 9, e l'abbiamo avuta post-Covid, o meglio, post-crollo, l'abbiamo avuto dei massimi in area 10, quindi di fatto una discesa abbastanza violenta. Però oggi sta andando un po' male tutto, come giustamente sottolineavi, male Eh sì. l'Italia, e in questi ultimi giorni male anche l'Ibex spagnolo per via del diffondersi di numeri Ah, non certo. buoni sul Covid, quindi anche la Spagna colpita in maniera importante Certo. da questo Certo, calo. assolutamente sì. Poi magari ci torniamo. Allora, Gabriele, vengo da te per parlare più della parte, per così dire, investing, ma di fatto già Carlo Alberto, mentre ragionava un po' sull'oro e giustamente ripercorreva quello che sta succedendo sul gold, ha detto una frase, ha usato una frase che voglio rilanciare a te. Ha detto, insomma, già i segnali che il gold ci sta dando non sono molto confortanti proprio perché c'è la sensazione che tutti si stiano buttando, no? Verso il bene rifugio per eccellenza e quindi che il timore è legato all'economia e quindi all'andamento dei mercati possa essere sempre più evidente. Quindi, da un punto di vista di investing, quando ragioniamo su questo periodo che non è passato, perché noi, scusate, anch'io non voglio essere catastrofista, ma spesso usiamo l'espressione post-coronavirus, invece non è che è passato questo coronavirus. Attenzione, Carlo Alberto diceva in Spagna i numeri sono alti, in America non ne parliamo, ieri c'è stato il record delle vittime, insomma, quindi ragioniamo proprio nel contesto in cui ci troviamo ancora. Assolutamente, beh, la situazione è ancora in evoluzione fondamentalmente, perché sì, è corretto, l'avrei specificato anch'io il discorso post-Covid, che in realtà non è un post, ma è una situazione ancora in itinere. I mercati, soprattutto quello americano, è vero che hanno rimbalzato, come diceva giustamente prima Carlo Alberto, ma attenzione, ha trainato solo il settore tecnologico. Se noi andiamo a scomporre il mercato americano azionario, vediamo che il Nasdaq effettivamente ha recuperato tutto, ribasso, addirittura battuto nuovi massimi storici, trainato dai titoli FANG, i famosi titoli Facebook, Amazon, eccetera, quindi un settore tecnologico assolutamente molto in forma. Mentre se noi andiamo a analizzare l'S&P 500 troviamo due dati. Primo, che è vero che l'S&P 500 ha rimbalzato, ma non ha recuperato i massimi storici, e sono alcune settimane che sta lateralizzando sotto i massimi storici. In più, se andiamo a vedere anche molti dei singoli titoli che Sì. compongono il mercato americano, penso ai titoli, e io li chiamerei quelli legati all'economia reale, e come ad esempio Coca-Cola, McDonald's, Disney, Caterpillar, per non parlare di Boeing piuttosto che ExxonMobil. Sono tutti titoli che fondamentalmente sono in un momento di debolezza, non sono assolutamente sui massimi storici, non sono congrui come andamento rispetto a quello che è la parvenza se uno guarda il mercato americano in generale. Quindi sicuramente la prudenza è d'obbligo, anche perché la situazione, dicevamo, non è assolutamente. Non è finita l'emergenza sanitaria, non è stato trovato il vaccino, ammesso che verrà trovato, e quindi sarei molto molto cauto, soprattutto sicuramente sul mercato americano, che è il mercato leader, che è quello che poi con il suo andamento genera, chiamiamolo così, un effetto domino sugli altri mercati, ma anche sul mercato italiano. Il mercato italiano, parlo dell'Italia come economia reale, è una situazione molto molto, chiamiamola, stavo cercando una parola soft, è Sì. una situazione di estrema debolezza. Cioè, mettiamola così, il mercato americano è un mercato che soffre a livello economico,
ma l'Europa e in particolare l'Italia stanno soffrendo di più. In America la Fed è una banca centrale molto più decisionista, intervenuta in modo più tempestivo, in modo più incisivo, per cui io sono convinto che l'America, l'economia americana uscirà da questa situazione attuale di difficoltà con minori danni e in minore tempo. L'Europa uscirà in un secondo momento, l'Italia sarà il fanalino della coda. Manzoni direbbe che l'Italia, no, è il famoso vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Ecco, sul mercato italiano questo è un dato secondo me da considerare sia in ottica di trading che in ottica di investing. C'è una debolezza strutturale del nostro mercato rispetto all'Europa soprattutto rispetto all'America. Questo incide molto, secondo me, in chiave trading o investing, dicevo, cioè il portafoglio, secondo me, sia lato trading che investing andrà concentrato nei prossimi mesi o probabilmente nei prossimi anni, soprattutto su temi americani. Ok. Allora vado da Pietro anche lui per chiedere una view in generale del periodo. Ci buttiamo. Allora, Gabriele ha partito dal tema investing, ha accennato anche al tema trading. Con te direi, Pietro, riportiamoci proprio sul trading per capire com'è cambiato anche l'approccio al mondo del trading, che cosa avete rilevato voi, se è cambiato effettivamente qualcosa, anche perché la premessa è proprio quella che poi nel periodo di lockdown, al di là poi di altre questioni che si vanno a inserire, no, nei ragionamenti, la paura, il navigare a vista, il fatto di avere comunque l'incertezza sempre lì latente, abbiamo anche concretamente il fatto che siamo restati in casa e quindi tutto il comparto, come dire, del web tecnologico lo sappiamo, lo diciamo sempre, ma ci riporta all'argomento che voglio affrontare con voi e con te, è stato insomma in qualche modo, diciamo che ha avuto un nuovo vigore. Allora, il trading, che cosa avete rilevato voi adesso generalmente e poi dopo magari diamo qualche tema più specifico? Sì, sostanzialmente cambiano appunto questo Covid, questo lockdown ci ha fatto cambiare le abitudini e ovviamente in questa fase sono cambiate anche le abitudini di certi trader o di quelli che non erano trader e che non sono diventati. Noi come Infinox abbiamo riscontrato un forte aumento dell'apertura dei conti, ma senza adesso scendere i numeri di Infinox, andando magari sull'America dove sono più usi a dare comunque delle statistiche in questi termini. Ai trader, ad esempio, gli investitori hanno aperto circa 260.000 conti retail solo a marzo, più di qualsiasi altro hanno registrato. Robinhood, che è un nuovo broker che ha costruito un'app di trading estremamente popolare negli Stati Uniti, ha registrato un record di 3 milioni di nuovi account nel primo trimestre. Diciamo che dobbiamo tornare addirittura alla fine degli anni 90 per trovare una così grossa buffata di investitori retail, all'epoca per i titoli delle dot-com, non so se ricordate, immagino di sì, quando diverse aziende tecnologiche in perdita toccavano quotazioni stratosferiche. Non so se questo mi suona un po' di un campanello, però è un qualcosa che si ripete effettivamente anche in questa fase. Qualcuno diceva che la storia si ripete sempre 2 volte, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa, una cosa del genere. E comunque abbiamo visto all'epoca una cultura dei trader che operavano sui mercati finanziari come lavora a tempo pieno. Effettivamente, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, anche qui in Europa abbiamo visto insomma, un forte movimento di trader, di nuovi dei trader retail, amplificato comunque anche delle comunità digitali che si trovano, ad esempio su Twitter, su Discord, che è una chat online, in Italia va molto anche Telegram. Gli investitori di fatto hanno trasformato quelle piattaforme di social media in banchi di trading virtuali, un luogo dove scambiare consigli, parlare di titoli, insomma, scambiare idee e cercare di trovare delle sinergie tra trader, si sa che l'unione fa la forza. Di fatto poi c'è anche da dire, ci sono tante variabili, innanzitutto i movimenti estremi di questo mercato hanno reso il trading particolarmente interessante, poi ripeto, ci sono tante anche altre dinamiche che hanno influito, ricordiamo che gli sport professionistici in gran parte sono stati in pausa da poco. Si sono riattivati, ma per tanto tempo sono stati in pausa. Gli assembramenti di gruppo, lo sappiamo benissimo, sono stati scoraggiati, tuttora lo sono.
Le persone si sono riservate riversate, scusatemi, sulle app di trading, anche per curare l'isolamento e la noia del lockdown, e anche e soprattutto chiaramente per trovare una nuova fonte di reddito. Di Ecco, fatto. questo è un dato importante. Quindi le motivazioni sono queste, cioè un po' per noi, un po' per trovare un'alternativa fonte di reddito, però questi sono due aspetti anche, insomma, preoccupanti, no? Se si pensa che magari poi non c'è la giusta informazione e formazione, Pietro, poi dopo torniamo anche con gli altri relatori su questo, perché insomma, sì, reddito, però bisogna agire con conoscenze e con cautela e poi anche per noi, insomma, si rischia di fare qualche danno. Dici benissimo, è assolutamente qualcosa che va sottolineato, perché trading non è assolutamente un gioco, ma anzi un'attività professionale per persone che insomma sanno quello che vanno a fare. È chiaro, anche una persona può imparare, ma prima di metterci insomma dei soldi reali deve capire quello che sta facendo, deve studiare, deve informarsi, deve formarsi. È anche vero però che se parliamo di statistiche, effettivamente i trader retail in questi mesi hanno guadagnato e stanno ancora guadagnando peso nei mercati finanziari. Di fatto nel 2020 le negoziazioni dei singoli degli investitori retail hanno più che raddoppiato il normale livello di attività rispetto in passato, stando a delle statistiche e delle valutazioni che si vedono in giro. Ad oggi sembrerebbe che trader retail rappresentino ora un quinto di tutte le attività di borsa, fino a salire addirittura a un quarto durante le sessioni più affollate. Secondo alcune analisi, l'afflusso degli operatori retail ha aumentato la domanda per la maggior parte delle azioni, ha spinto in alto appunto le azioni, questo recupero del 46% circa dell'S&P 500 dai minimi di marzo, è dovuto anche con le azioni sostanzialmente acquistate dai day trader, che di fatto, secondo appunto questa analisi, hanno generalmente sovraperformato quelle detenute principalmente dagli hedge fund e dai fondi comuni di investimento. Quindi sembrerebbe addirittura una sorta di rivincita dei trader retail in questa fase. Ricordiamo, non perché i trader retail siano diventati di fatto insomma, dei maghi della borsa, ma perché c'era sempre una certa Fed, e non solo la Fed, a sostanzialmente mettere liquidità sui mercati e a spingere al rialzo le quote dei redditi. Allora, Carlo Alberto De Casa, chiedo la stessa cosa anche a te, cosa avete notato sul discorso trading e quindi quali sono i nuovi approcci appunto al mondo del trading e poi con te volevo subito andare a vedere l'oro, peraltro c'è chi ci chiede dell'oro che in questo momento sta cedendo l'1,38, è sceso a 1943 dollari l'oncia, ieri abbiamo visto un movimento subito al rialzo con le parole di Powell, poi si è riposizionato ai livelli precedenti e adesso è in calo di oltre l'1%, quindi è in flessione, si vede insomma poi dal grafico daily. Dopo questa corsa e al rialzo, insomma, si vede chiaramente invece che adesso sta perdendo terreno. Allora, prima anche a te, insomma, un recap rispetto a ciò che è accaduto al mondo del trading. Allora, guarda, andiamo con ordine, partendo proprio da questa tematica. Noi abbiamo registrato un incremento, se non vado errato, del 73-74% di conti nel secondo trimestre dell'anno rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. Una parte di questo è legata a una crescita di active trades e un'altra parte è legata ovviamente al fatto del lockdown. C'è da dire un paio di considerazioni. Una che chiaramente già c'è una scrematura perché i broker seri, broker regolamentati in Europa, quindi non quei broker che fanno le chiamate a casa, le cold calling e via dicendo, ma già fanno una scrematura, seguono le normative MiFID e non è che, cioè, appunto, solitamente si tratta di persone che vogliono aprire un conto e devono passare, appunto, una selezione da parte del broker. Quindi teniamo anche conto del fatto che già qualcosa si fa in tal senso. Chiaramente la formazione organizzata da T-Trades, organizzata dagli altri broker e dai formatori indipendenti come Gabriele, così come dagli altri broker, è un qualcosa di importante per muoverci in questa direzione, per far sì che l'investitore non sia lasciato da solo e
soprattutto l'altra cosa centrale è questa, è il fatto di non raccontare fandonie, cioè di non stare qui, soprattutto per noi che andiamo in televisione o che appunto comunichiamo a livello con i clienti, di non essere, cioè di non raccontare e apro un conto che si fa al più 100%, quindi ben venga se Consob, Esme e via dicendo vanno a mettere delle normative più stringenti o sempre più stringenti anche in ambito marketing per far sì che non ci siano Sì. Vabbè, pubblicità truffaldine o anche soltanto non veritiere. Quindi questo va specificato e credo che anche i certo. colleghi la pensino, sono sicuro che i colleghi la pensano alla stessa maniera. Quindi il trading, non mi ricordo se Pietro o Gabriele hanno parlato di attività professionale o comunque cioè, appunto, una cosa seria, non stiamo parlando del rosso del nero alla roulette dove magari hai il 48% di vincere 52% legato alla possibilità che esca il tuo colore o meno, ma il trading è qualcosa che siamo qua a parlare perché si cerca di prevederlo, non per fare il 100% delle operazioni in profitto, ma per averne il 60% piuttosto che il 70%, oppure se ne ho soltanto il 40% in profitto, avrà senso se la percentuale di cioè, se quelle in profitto vanno a fare un gain medio del 5%, mentre quando perdo, perdo l'1%. Ecco, quindi questo è tutto il discorso alla base del trading. Quindi Sì. ben venga un maggiore interesse, anche perché poi una parte di quelli che sono affacciati al mondo del trading magari hanno smesso di andare fisicamente in banca e pagare commissioni più elevate, perché potete provare voi andare in filiale e chiedere che volete comprare 1.000 Fiat piuttosto che 50.000 euro, dice un mezzo lotto di euro dollaro e vedete le commissioni che saranno applicate, mentre quelle con i broker chiaramente sono più basse Certo, sull'online. certo. Venendo al discorso del gold, allora, cosa vuoi che, come possiamo vederla? Anche Sì, qua andiamo a l'anno vedere il parte bene, grafico. Sì. crollo, piccolo crollo a marzo in contemporanea con quello delle borse perché c'è stato un panic selling in buona parte determinato dalla chiusura di stop, della chiusura, scusami, determinata dalle margin call, quindi operatori che sul gold hanno messi bene, mentre perdevano su azionario o su altri settori e quindi hanno chiuso il gold per tenere vive altre operazioni in forte perdita. Dopodiché è stata una cavalcata trionfale, il prezzo si è arrestato sui 1.600 lungo, poi intorno ai 1.800, ha tentennato un po' sui 1.800, quando ha rotto il tappo dei 1.800 ha fatto il rialzo un 10%, se mettessimo l'argento vedremo un rally ancora superiore per ragioni in parti simili, in parti differenti. Cosa andiamo a dire qua sopra? Beh, allora, guarda, sul gold la salita è stata veramente forte. Cosa è cambiato adesso rispetto a 2 settimane fa per far sì che il gold valga 150, valga il 10% in più? Ben poco. E se vogliamo, i numeri del coronavirus sono nuovamente peggiorati, però scusami, ti faccio una provocazione. A marzo, quando il coronavirus stava iniziando a divampare, mi sembra 28-29 febbraio per essere precisi, il gold perdeva terreno. Adesso invece il coronavirus purtroppo riprende forza e abbiamo l'oro che sale. Beh, l'oro cosa è cambiato? Una cosa sì, nel mentre si sono mosse le banche centrali, si sono mosse in maniera particolarmente significativa. Quindi questo fa sì che l'oro vada a prezzare e gli operatori continuino a apprezzare l'intervento delle banche centrali, che in parte abbiamo visto ed eventualmente vedremo ancora, perché io non credo che scusami, sono uscito dallo schermo, non credo che potremo vedere tassi particolarmente alti nel giro di 1 o 2 anni, cioè la crisi o quantomeno la situazione difficile derivante dal Sì. coronavirus si protrarrà abbastanza a lungo. Abbiamo visto Trump va a sapere se perché ci crede davvero o se perché inizia a avere paura di perdere, che ha Ne buttato la stavamo parlando battuta, prima, esatto, non si possono che butta la battuta di rinviare, rinviare le sì. elezioni. Vedi il dato sul PIL tedesco, vedi i numeri. Non credo che quelli in Esatto. arrivo per l'Italia saranno particolarmente migliori. Non credo proprio, purtroppo. E ti rubo 10 secondi di numero perché Sì, so di essere stato lungo, non ti ma preoccupare. l'argento, qui ci fai vedere la Germania con dei numeri pesanti. L'argento ha messo a segno un rally notevole.
Nei giorni scorsi c'è legata una questione aggiuntiva oltre a quella del bene da investimento, bene rifugio, che è quella legata al settore green, al settore Ecco. dell'ambiente. Magari la vediamo dopo per non dilungarci Sì, troppo adesso. ecco, no, ma restiamo sempre in linea con altre idee di investimento di breve periodo. Gabriele, do la parola a te, quali potrebbero essere? Cioè, partendo dal presupposto che è cambiata ovviamente anche la ricezione di alcuni indicatori, anche del movimento, no, degli investitori, chiaramente poi c'è questa incertezza che aleggia, peraltro non solo legata, come abbiamo precisato io e te prima, Gabriele, al fatto che il coronavirus non è ancora passato, anche perché si ha paura di una seconda ondata di coronavirus. E sappiamo bene anche che nelle previsioni abbiamo da una parte previsioni che voglio dire, danno l'idea di quello che potrebbe succedere se non dovesse arrivare una nuova ondata di virus. Dall'altra parte, però, ci sono altre previsioni che mettono in conto che il virus possa. Lo so, sì, è vero, cioè, fa quasi ridere, però effettivamente queste previsioni sarebbero, anzi, sono ancora più negative, perché la situazione ovviamente sarebbe, non so neanche trovare l'aggettivo giusto. Quindi mi piacerebbe capire con te. Qual è la linea di investimento che in qualche modo si cerca di seguire in questo momento per andare un po' a parare i colpi? Guarda, ti faccio una confidenza. Io ho smesso di perdere, ho cominciato a guadagnicchiare sui mercati quando ho smesso di cominciare a interpretare le notizie. La storia, perlomeno quella mia personale, ma in molti casi vedo anche di altri, la storia, dicevo, ci insegna che l'investitore, quando cerca di interpretare le notizie, prende delle sonore cantonate. I casi recenti più clamorosi credo che siano la Brexit e le elezioni di Trump. Due scenari che a logica, diciamo così, dovevano scatenare l'inferno sui mercati finanziari. In realtà, al di là di qualche ora di turbolenza, neanche così forte, a dire il vero, hanno prodotto risultati esattamente opposti. Cioè, ad esempio, dopo le elezioni americane, il mercato ha ripreso subito a salire dopo un paio di ore di tensioni. Ecco, noi siamo in una situazione di questo tipo, siamo in una situazione da cui, in cui da un lato abbiamo la curva dei, come si chiama, dei malati, dei guariti, che continua a modificarsi, cresce, diminuisce, eccetera. Poi dall'altro abbiamo le notizie legate al possibile vaccino, vaccino sì, vaccino no, a fine anno, a inizio della prossima, del prossimo anno, eccetera. E tutte notizie che secondo me sono difficilmente pesabili da parte del piccolo risparmiatore, soprattutto, ma non solo da parte del piccolo, credo. E quindi secondo me cercare oggi di interpretare queste notizie è fuorviante, perché è il lancio della monetina, cioè se ci prendiamo non è che siamo bravi, è che semplicemente abbiamo avuto una botta di fortuna e abbiamo analizzato la notizia per come effettivamente poi il mercato l'ha interpretata. Io credo che io ho un approccio meccanico ai mercati finanziari da tanti anni, no? Utilizzo quindi dei trading system e lavoro solo sui numeri. Io credo che in questo momento l'unica soluzione sia quella di seguire la strada dei prezzi, quindi utilizzare, chiamiamolo, un approccio trend follower, per stare in tema di analisi tecnica, quindi seguire i trend che sono in essere. Prima Carlo Alberto parlava dell'oro, questo è un tipico esempio. L'oro è un sottostante che ha carattere trend follower, che ha carattere breakout. Al momento è all'interno di una tendenza rialzista, quindi tecnicamente i modelli, ad esempio i miei modelli sui miei portafogli di ETF, sono impostati a rialzo. Al momento continuano a segnare rialzista e segnare rialzo, e finché il trend di fondo sarà rialzista, i miei Ecco, modelli Gabriele, io ho le continueranno a tue essere long slide, e se vuoi continuano a essere. chiamarmele le facciamo vedere, se vuoi chiamarmi le tue slide Dopo, così le no, ma seguiamo. andiamo a braccio, non è un Abbraccio, problema. va bene, ok, intanto io magari le mostro, chi volesse poi Sì, contattarti lo può volentieri, fare, insomma, assolutamente. va bene, Assolutamente sì. ok. Dicevo, l'oro è un tipico esempio trend follower che in questo momento sta performando bene, che secondo me continuerà a performare bene. Se uno volesse stare sull'azionario, sempre in temi, oggi il tema dell'azionario è quello dei tecnologici, cioè fino a quando, in realtà faccio un passo indietro, ci possono essere due strade che in realtà non sono una all'opposto dell'altra, cioè ci si può seguire un approccio trend follower rotazionale, chiamiamolo, basato sulla forza relativa, quindi si possono fare delle scelte di investimento, ad esempio andando a comprare quelli che sono i titoli o i settori.
più forti del momento, a livello ad esempio di ETF, andare a privilegiare, non so, gli ETF che investono sul gaming, sugli sport online, gli ETF sulla sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale, e questo è un approccio che privilegia, diciamo così, il mantenere in portafoglio i titoli che sono impostati a rialzo e che godono di una buona forza relativa. Oppure ci può essere l'approccio contrario, che è quello di andare a cercare invece dei temi contrari, diciamolo così, come approccio, dei temi sottovalutati che in questo momento vengono bistrattati. E sono due approcci diversi, ovviamente, perché il primo, quello che chiamiamolo trend follower basato sulla forza relativa, è un approccio necessariamente di breve periodo, perché periodicamente, che può essere una volta a settimana, una volta al mese, fotografa la realtà dei mercati, cerca di capire quali sono gli asset più forti, come quelli che ho descritto prima, no? Lo sport online, Certo. l'intelligenza artificiale, eccetera, e li mantiene in portafoglio. Poi periodicamente viene rifatta la classifica, si guarda gli asset più forti e a seconda delle movimentazioni che ci sono nella classifica si provvede a vendere un asset e a comprare un altro. L'altro approccio invece che citavo è quello contrarian, è un approccio invece al contrario di medio-lungo periodo e prevede fondamentalmente di entrare ad esempio attraverso un piano d'accumulo su quelli che sono gli asset più schiaffeggiati, diciamo così, in questo momento. L'esempio classico di qualche settimana fa era sicuramente il petrolio, no? Quindi i titoli petroliferi. Oggi l'esempio classico, mi viene da dire, è quello dei titoli legati al settore dei viaggi, al settore dei Ah, beh, trasporti, sì, giusto. che hanno preso parecchie sberle. Alcuni titoli, penso al settore aereo, trasporto aereo, in America durante il crollo di marzo hanno perso anche il 70-80%, poi hanno rimbalzato in modo violento, qualcuno parlava di inversione di tendenza, in realtà se noi andiamo a vedere il grafico, ad esempio di American Airlines, eccetera, scopre che in realtà dopo sono di nuovo ricollassati e oggi sono di nuovo verso i minimi, quindi un settore tuttora in forte difficoltà. Ho citato American Airlines, ma va bene Boeing o qualsiasi Sì, titolo di adesso io stavo mostrando ecco. America Airlines, certo. Se uno volesse andare a investire in ottica contrarian, in ottica di medio-lungo periodo, quindi parliamo di anni, non di settimane o di mesi, attraverso un piano d'accumulo, secondo me, o sui singoli titoli di questo tipo, ma soprattutto sarei più dell'idea di acquistare, ad esempio, un ETF che rappresenta un paniere composto da titoli collegati al settore dei viaggi, del turismo, eccetera. Ce n'è uno, non è liquidissimo, essere sinceri, però comunque investe nei titoli azionari europei, quindi non ha rischio cambio ad accumulo, è quotato su borsa italiana, quindi lo si può comprare senza nessun tipo di problema, e va proprio a replicare l'andamento di un paniere composto da titoli legati diciamo così, al tempo libero, ai viaggi, eccetera. Questa è un'idea contraria di medio-lungo periodo, opposta al portafoglio rotazionale che abbiamo citato prima, che però potrebbe essere un'idea interessante. E dicevo all'inizio, queste due idee apparentemente opposte, perché una è di breve periodo e compra la forza, una è di medio-lungo periodo e compra la debolezza, tecnicamente, spesso sono viste come opposti, no? Quindi come due soluzioni che non possono coesistere all'interno del portafoglio. In realtà è vero esattamente il contrario, sono assolutamente due approcci che possono tranquillamente coesistere, sebbene con logiche operative e con tempistiche diverse all'interno di uno stesso Certo, portafoglio. Mi Gabriele, certo. sento di citarle, insomma. Certo, guarda, ti faccio questa domanda che è arrivata da Camillo, in realtà relativa alla giornata di oggi, ma insomma si parla comunque di questioni analoghe a quelle che stavi raccontando tu, cioè per altri motivi, però. Allora, buon pomeriggio, perché da oggi crollano in modo rilevante le big cap anziché le small? C'è una spiegazione che si può dare velocemente a Camillo, Gabriele, e dopo anche Carlo Alberto e Pietro? Beh, oggi senz'altro la notizia del giorno è quella di Eni. Eni è un colosso, quindi credo che diciamo così, le notizie siano tutte, e l'operatività dei grossi risparmiatori e dei grossi investitori, non degli risparmiatori, sia posizionata sulle blue chips per questo motivo. Ok. Carlo Alberto, anche tu se vuoi aggiungere qualcosa su questo? Ma allora, credo che Gabriele abbia fatto un'ottima sintesi su questo. La notizia del giorno, come dicevamo, è Eni. Mi piace l'idea del trend following sul gold, soprattutto in molti mi chiedevano: ah, ma questo rally non è eccessivo e via dicendo, e volevano andare a puntare sull'Italia piuttosto che sugli Stati Uniti al ribasso. Il fatto è che, o piuttosto che sul gold, il fatto è che non c'erano segnali veri e propri di inversione, almeno per quanto riguarda le borse. La settimana scorsa si è vista un po' di debolezza,
Questa ne vediamo di più, però è il timore per una crescente seconda, per una seconda ondata, quantomeno non so se si possa parlare di seconda ondata, ma di una prima lunga ondata, ecco. Sta di fatto che in questo scenario non è che possiamo andare a cercare di metterci contro il mercato, perché ricordo, ricevo parecchie email di chi mi scrive cosa fa sul gold e via dicendo, ma io dico, come fare ad andare a shortare il gold? Se il trend è chiaramente in una direzione opposta, e soprattutto, prima cosa che può essere utile, vediamo un attimo ancora sul gold, vediamo quello che è il trend di lungo termine. Dal 2011, dall'autunno 2011, ma contiamo anche il 2012 e il 2015, l'oro è sceso, ha toccato dei minimi in area, vado a memoria, 1055-1060, dei minimi, diciamo, di lungo termine, e poi ha ripreso il tutto quasi raddoppiando nel giro di un 4 anni giù da lì. Questo per dirti che cosa? Per dirti che di fatto ci troviamo con un oro impostato al rialzo. E io, se devo mettermi a fare trading o se devo mettermi a fare un investimento di lungo termine, preferisco farlo tendenzialmente seguendo quello che è l'andamento del trend. Quindi seguendo quello che i mercati mi dicono, perché dovrei andare a mettermi contro. Dopodiché un'altra Certo. cosa da vedere è che c'è una forza relativa dell'oro sull'argento notevole fino a qualche settimana fa, tutto ciò è cambiato, eravamo arrivati con la ratio silver gold, ossia il numero di once di argento necessario per acquistarne una d'oro a dei numeri quasi sproporzionati. Abbiamo avuto un riposizionamento su questo. Mi dai anche lo spot del silver, per favore? Sì, adesso sono sul grafico del silver. Però non ho sentito Sì, cosa no, mi hai chiesto, questo. scusami. Lo spot, l'ultimo prezzo del silver, 23,20, No, sì, giusto? scusami, non avevo sentito perché mi era andata via dall'auricolare la voce. 23,19 adesso siamo, Perfetto, 23,18, ecco. sì. Allora, guarda, a dirti il tutto, la salita dell'oro, a parer mio, è abbastanza sana, quantomeno. Non sta a me giudicare se sia salito Ok. troppo velocemente o meno. Forse sì, questo vuol dire, questo mi fa dedurre una prima conclusione. Chi vuole fare trading sull'oro in questa fase non abbiamo la volatilità che avevamo un anno o due fa, va fatto con delle size minori. Chiaramente lo dico contro l'interesse dei broker, però di fatto è il momento. Già la leva, per fortuna, dall'ESMA è stata ridotta, ma ulteriormente dobbiamo muoverci con i piedi di piombo, perché saremmo abituati a vedere l'oro muoversi del 2-3% su base settimanale, e iniziamo a vederlo che si muove del 10%. Chiaramente l'ha fatto al rialzo, ma potrebbe farlo al Sì. ribasso. La volatilità media è, diciamo, raddoppiata, e con una size del 50%, un volume, una posizione del 50% più bassa, all'incirca potrò ottenere i medesimi profitti o le medesime perdite. Quindi questo sul gold. Il silver, anche con le news relative al recovery fund europeo, è volato forse un po' troppo a 26, o quantomeno un po' troppo velocemente, perché l'avevamo a 18 e in un paio di settimane ci sono entrati a 26, parliamo quasi di un 50%. Cioè, capisci, l'oro da 1200, 1300 a 2000, o quantomeno per raddoppiare. La gente tende sempre a dire che sia il fratello minore più giocoso e anche un po' più Sì. festaiolo, un po' più birbone, perché dai minimi di marzo che ha fatto a 11-12 arrivare a 26, cioè più che raddoppiato nel giro di 3 mesi. L'oro dai minimi di 5 anni fa, 1060, è meno che raddoppiato, ma ci ha messo 5 Sì. anni. 5 anni, ci ha Quindi messo più quando si fa tempo. trading su oro argento, sia che sia CFD, sia che uno compri certificates, opzioni, qualsiasi strumento, bisogna ricordarsi chiaramente di vedere quella che è la volatilità media del sottostante, e questo chiaramente vale anche per oro argento, che hanno dei numeri storici. Mi è piaciuta molto la massima di Pietro, che ha tirato fuori Pietro Di Marx, della storia che torna due Sì, volte. sì, sì. E se andiamo a vedere l'oro, sai, piuttosto che l'argento, la storia ci deve insegnare qualcosa. Quindi. Assolutamente, assolutamente, hai ragione Carlo Alberto. Mi piace anche il fatto di vedere l'argento come il discolo della situazione, no? Un po' il bulletto della situazione. Allora Pietro, visto che ti ha richiamato in causa anche Carlo Alberto, arrivo da te, poi andiamo a chiudere questa seconda parte del nostro main event. Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma insomma, poi abbiamo dato degli input che riprenderemo con voi anche nei prossimi giorni.
bene. Allora, Pietro, abbiamo parlato di oro, di petrolio, di argento. Allora, l'euro-dollaro, poi lascio a te anche le conclusioni. Insomma, è l'altra domanda che gli investitori si stanno facendo in queste giornate, no? Dove si potrebbe spingere l'euro e quindi come potrebbe continuare la debolezza del dollaro, sempre anche alla luce delle notizie che abbiamo ricordato in questo slot. Certo, certamente. Beh, sull'euro-dollaro c'è da dire veramente parecchio. Cercherò di essere E più lo sintetico so. possibile. Cercherò di essere più sintetico possibile. Adesso graficamente, io non so se posso condividere lo schermo, se potete farlo vedere voi. Io ce l'ho, lo sto mostrando, guarda. Andiamo Sì. ad allargare particolarmente il time frame. Prendiamo un time frame settimanale e andiamo a vedere. Dal 2000, dal 2006 in poi, vediamo che c'è una forte trend line ribassista, cioè c'è una trend line ribassista che ha contenuto tutti i rialzi dell'euro-dollaro e stiamo vedendo per la prima volta dal 2007 ad oggi questa trend line venire rotta proprio questa settimana. Adesso dobbiamo vedere se confermerà la rottura al rialzo domani. Sembrerebbe che sia così, bisognerà vedere anche se poi con agosto si tratterà di un falso breakout, ma ad oggi insomma, stiamo vedendo una rottura di un livello che, ripeto, un livello dinamico che comunque era in essere da più di 10 anni, da circa di 12 anni. Questo perché non si tratta solo di un discorso tecnico. Ricordiamo che al di là della debolezza del dollaro dovuto a comunque l'espansione monetaria, la forte espansione monetaria che stiamo vedendo per via della crisi del coronavirus. Nell'area euro c'è adesso, ad oggi, una forte e maggiore coesione. C'è stato un messaggio molto forte a livello politico con il Recovery Fund dato dall'Unione Europea. Di fatto, io adesso non voglio scendere in un discorso politico, voglio solo fare delle valutazioni più meramente tecniche ed economiche, però di fatto alcuni analisti hanno paragonato la cosa, hanno messo la portata al pari delle prime elezioni delle Sì. prime elezioni europee proprio, del Parlamento europeo e addirittura anche della creazione della moneta unica, perché ripeto, di fatto non so se poi andrà effettivamente, se andrà a percorrere effettivamente quella strada, ma si tratta della prima pietra verso comunque una mutualizzazione del debito. Quindi è un qualcosa di molto molto forte. Questi mercati l'hanno capito e di fatto, appunto, come dicevo, stanno dando un forte segnale anche di rottura di un trend quasi secolare, che comunque negli ultimi 12 anni spingeva al ribasso le quotazioni della moneta unica. Insomma, è un messaggio molto molto forte quello che è stato detto. Tenete presente che ad oggi il netto tra le posizioni rialziste e quelle ribassiste sul futures del cambio euro-dollaro indica che ci sono circa 125.000 contratti long. Dal 2009 la media è invece appunto di circa 34.000 contratti short, quindi è un segnale di ottimismo e di fiducia che il mercato sta dando sulla moneta unica e su queste politiche che finalmente, tra mille difficoltà, sembrerebbe che l'Eurogruppo sia riuscito a sintetizzare. È chiaro che conta anche ovviamente anche lo yield del decennale USA che a fine 2019 era intorno all'1,8, oggi viaggia a circa lo 0,59%. Di fatto comunque il dollaro è debole contro tutte Ah le sì, altre certo. La debolezza si valute. nota con tutte le principali valute, assolutamente. Esatto. È vero che è sempre un rendimento più alto di quello del saggio negativo del Bund. Però non si può negare che l'appeal del rendimento a stelle strisce sia sceso e questo anche perché c'è maggiore forza di euro. Ci sono tanti investitori, anche istituzionali, che stanno spostando la liquidità in euro in ottica appunto di andare poi a acquistare questi nuovi bond europei, questi futuri euro bond. C'è proprio un riposizionamento da questo punto di vista. Va ricordato poi anche, diciamo, lo stallo tra repubblicani e democratici per lo stimolo fiscale che non riescono a trovare al momento, quello lanciato da Trump. Anche ieri, insomma, si è parlato sostanzialmente di questo stimolo fiscale. La Fed ha detto che loro tutto quello che potevano fare lo stanno facendo. Esatto, e Adesso continueranno a farlo ancora. però la palla passa sostanzialmente al Congresso Sì, americano. Lì per il possiamo pacchetto vedere. di aiuti. Infatti è stato questo Esatto. anche un altro punto chiave del discorso di Powell, certo.
E Va bene. quindi lì sappiamo che la politica è sempre un po' più lenta nel trovare accordi rispetto ai tecnici delle banche centrali, che invece abbiamo visto perlomeno in questa fase del coronavirus essere stati abbastanza rapidi. Certo, Sicuramente certo, certo. negli I paesi Stati Uniti. hanno sempre più povertà nelle loro tasche pubbliche, va bene. Allora, io vi devo salutare e vi ringrazio. Ovviamente è sempre poco il tempo a disposizione, ma mi auguro, e anzi diamo appuntamento subito qui in diretta a tutti e tre i miei ospiti, a Gabriele Bellelli, a Carlo Alberto De Casa e a Pietro Arricciati, presto, insomma, di rivederli sulle fonti TV. Naturalmente, se volete prendere contatto con loro, insomma, i riferimenti li abbiamo visti prima con Gabriele Bellelli nelle slide, naturalmente Carlo Alberto De Casa Active Trades e appunto Pietro Arricciati Infinox, quindi insomma sono a vostra completa disposizione. Io vi ringrazio, vi voglio vedere ancora un istante in schermata, vediamo se possiamo dalla regia, così li rivediamo ancora, gli altri grandi protagonisti della nostra Trading Week. Grazie a tutti e tre. Grazie, Grazie, grazie a grazie voi. per l'invito e a voi che avete organizzato questa bella settimana. Grazie. Grazie a te, Emanuele, buona giornata a tutti. Grazie, grazie anche a te Pietro, grazie mille, davvero. Grazie, arrivederci. E allora, tra poco, dopo la pubblicità, un altro terzetto guidato da Paola Migliorino, Andrea De Gaetano e Maurizio Monti. Vi aspetto qui.